Dottor Minuto, quali sono gli aspetti più importanti di questo progetto da sottolineare a livello medico? Beh, innanzitutto avviare i bambini allo sport, che se per i bambini è importante un'attività sportiva, per i bambini col diabete è ovviamente doppiamente importante, perché ricordiamo che lo sport è una parte integrante della terapia stessa. Uno degli obiettivi principali è quello comunque di rendere questi bambini autonomi, in quanto attraverso l'autonomia passa una buona gestione del diabete, quindi anche svincolarsi dai genitori, sotto ovviamente l'ausilio di noi che facciamo parte dello staff medico, i bambini riescono comunque a prendere in mano completamente la gestione del diabete. Ricordiamo che il bambino con il diabete di tipo 1 è un bambino che 4 volte al giorno deve fare l'insulina e deve anche praticare dai 4 ai 10 controlli glicemici al giorno. Quindi è troppo importante che questi bambini imparino a gestirsi da soli. A livello numerico, qual è la situazione bambini e diabete? Beh, a livello numerico diciamo che la Liguria è una delle regioni in Italia che dopo la Sardegna ha un'incidenza molto elevata di diabete. Inoltre a Gaslini seguiamo anche bambini che vengono da altre regioni e quindi seguiamo dai 5 ai 600 bambini con il diabete di tipo 1. È un'incidenza più elevata di quello che si possa pensare, in quanto il diabete è molto spesso associato all'anziano. Ricordiamo che il diabete di tipo 1 invece è una patologia completamente differente dal tipo 2, che è proprio quella che è quello senile, quindi sono patologie completamente differenti. Uno sport di mare, la vera, uno sport affascinante come l'equitazione, in che misura sono d'aiuto a questi bambini? Beh, per quanto riguarda la vela, abbiamo un po' associato il concetto dell'autocontrollo e della gestione di una barca a vela e del diabete. Per quanto riguarda invece il cavallo, abbiamo invece voluto fare un parallelismo tra il prendersi cura della propria patologia, prendersi cura degli altri e prendersi cura anche di un animale come il cavallo, che comunque è molto divertente ma è anche molto esigente. Ha degli orari da rispettare, orari dei pasti, orari delle pulizie, che comunque possono essere in qualche modo analoghe al discorso delle glicemie e dell'insulina.